e il preservativo. Il condom è attualmente il contraccettivo più usato al mondo. Ogni anno ne vengono prodotti 10 miliardi di ogni forma, grandezza, tipo e gusto. Eppure i preservativi non sono un'invenzione moderna, esistono da migliaia di anni. E non sono sempre stati di lattice. Ad esempio, gli antichi egizi indossavano guaine di lino, mentre i romani preferivano la consistenza delle vesciche di pecora. I cinesi si entusiasmavano per la carta di seta alleata. E i loro vicini giapponesi erano intrigati dalla pelle. La citazione più antica sul preservativo si trova nella mitologia greca. Intorno al 3000 a.C., il re di Creta Minosse, il cui sperma si diceva contenesse serpi e scorpioni, li avrebbe usati per proteggere le sue amanti. Le guaine più antiche tuttora conservate risalgono al 1647 e furono ritrovate nella zona dei bagni del castello di Dudley in Inghilterra. Il termine condom, cioè preservativo, sembra derivare dal latino condus, ovvero ricettacolo. Il nomignolo usato da Shakespeare per il preservativo era guanto di Venere, mentre Casanova li definiva redingote inglesi. E si assicurava che fossero sempre decorati con nastrini rosa. Ma i condom di intestino di pecora di Casanova erano difficili da produrre e cari. Così, nella metà del XIX secolo, ci fu una rivoluzione. Nel 1839 la compagnia americana Goodyear brevettò la vulcanizzazione della gomma, rendendo possibile la produzione su larga scala del preservativo. Ma le guaine di intestino di pecora continuarono a essere impiegate fino agli anni 50. Venivano conservate in gel di petrolio e tenute in casse di legno per essere riutilizzate. Il primo preservativo di lattice non fu disponibile fino agli anni 30 e nel 1973 uscirono le versioni stimolanti per provare a combattere il crollo delle vendite scatenato dall'arrivo della pillola negli anni 60. Per poter passare i test di sicurezza moderni, un preservativo deve poter contenere 40 litri di aria. Ma il lattice impiegato nella produzione non era considerato forte a sufficienza per farne una versione femminile. Così, nel 1994, l'arrivo del poliuretano, un materiale più forte e resistente, ha finalmente portato alla creazione del primo preservativo per donna. L'epidemia di AIDS ha causato una forte ripresa nell'uso del condom. Secondo le Nazioni Unite, nei prossimi 10 anni la quantità sul mercato dovrà raddoppiare per combattere la diffusione del virus dell'HIV. Alcune organizzazioni hanno adottato l'immaginazione per proteggere i propri membri. Per più di un decennio, durante i Giochi Olimpici, il Comitato Olimpico Internazionale ha fornito preservativi gratuiti agli atleti. E alle Olimpiadi di Sydney del 2000 i partecipanti hanno trovato il tempo di usarne 70.000.